maestro di scuola, è un maestro di musica. Salve maestro, buongiorno. Ciao, ciao. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo. Allora maestro, dici a cosa può assomigliare, a che musica può assomigliare una corsa sotto la neve così di 32 km e per chi è partito da San Gimignano 50? Ah, sicuramente è una sinfonia romantica, straordinario, un paesaggio straordinario arricchito dalla neve, bellissimo. Bellissimo. Allora, sei soddisfatto della tua gara? Direi di sì, da sì, coach, sì. Perché lo alleno io, tra l'altro. Ah, è un tuo allievo. Bisogna chiedere al coach, però personalmente sono soddisfatto, sì. Allora, lei mi ha fatto un sacco di domande su cos'è la corsa, prova a spiegarglielo. Perché devo dire che Stefano ha cominciato a correre. Attenzione. Eccolo qua! Maestro, ti lasciamo andare a chiedere che intervistiamo il vincitore. Ciao, buongiorno, ben arrivato a Siena, allora, sotto la neve. Tanto, benvenuto. Grazie. Te l'avevo detto, Federica, che non ci vedevo. Allora, Davide, ci eravamo lasciati in piazza San Gimignano con la neve che aveva cominciato. Io sono qui, te l'avevo detto, ero aspettato. Sì, sì, è stata durissima, però il panorama è stato fantastico. Volevo dire che questo tempo ha reso la gara ancora più dura e sono rimasto forse solo già al chilometro 21-25 e da lì in poi è stata resistenza, di testa quasi, però ringrazio anche i ragazzi della mountain bike che hanno patito più freddo di me probabilmente. Penso di sì. Sì. E te lo sei riuscito a godere il percorso? Sì, 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 me lo sono goduto chiaramente non come una giornata di sole, però è stato fantastico. I ristori? Ristori perfetti, ogni 5 km tutta gente fantastica, ho bevuto del tè, dell'acqua, di tutto, quindi è stato veramente incredibile, ringrazio tutti. Bene, allora un giudizio su questo percorso? Veramente duro, è la prima volta che lo faccio, io vengo comunque da allenamenti collinari, però questo è stato probabilmente più di 700 metri di dislivello, comunque e da Monteriggioni in poi è ancora più duro, quindi bisogna arrivare con l'energia lì. Perché non si sente la preda magari? Da Monteriggioni è stata ancora più dura, devo dire che lo strappo per arrivare all'interno della città segna proprio l'inizio della vera 50 probabilmente. Questo è il mio giudizio, quindi bisogna arrivare lì ancora con tanta energia. E Davide ce l'aveva, tant'è che ha vinto, ha aumentato anche il suo vantaggio, vediamo. Adesso, come? Davide, cosa fai nella vita? Davide, raccontaci. Chi sei? Dove vieni, cosa fai quando non corri? Io sono bolognese, ma ho padre inglese e faccio il commercio all'estero per un gruppo che si chiama IMA. E sono appassionato di sport, faccio triathlon, ho fatto diversi Ironman, anche ottobre scorso ai campionati del mondo alle Hawaii e quest'anno mi sto dedicando a qualcosa di nuovo, quindi qualcosa oltre i 42, quindi 50 e chissà anche magari 100 il passatore. Bene, allora in bocca al lupo per Davide, lupo, grazie. Allora eccolo qua le nostre telecamere, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, ha tagliato il traguardo, ricordiamo il tuo nome. David Colgan. Allora, è andata benissimo questa giornata, questa neve che ha affascinato ancora di più questa gara. Come l'hai gestita? Non l'ho gestita, nel senso che ero preoccupato già da un paio di giorni, la mia ragazza lo sa, però una volta partiti si dimentica un po' il freddo ed è stata un po' una sofferenza, diciamo, per me che soffro il freddo, però poi diciamo che fino al 21esimo chilometro sono stato in compagnia e poi dopo nei primi strappi, dopo dal Delsa sono rimasto solo e ho detto dai, adesso proviamo a mantenere il ritmo e poi è stata resistenza, pura resistenza di testa. Non è la prima volta che prendi parte a questa competizione? Questa è la prima, è la prima. Vengo da comunque distanze endurance, quindi Ironman estremi, però questa è la prima volta, è il mio primo 50. Senti, durante la nostra diretta abbiamo detto più volte l'importanza della corsa e un mondo davvero tutto da scoprire. Che cosa potresti dire alle persone che hanno
hanno voglia in qualche modo di avvicinarsi, ma hanno il timore di non poter reggere il colpo. Lo sport della corsa è il più popolare, devo dire che uno con due paio di scarpe può correre ovunque, e quindi ognuno con le sue distanze, però partendo 5-10 km poi pian piano, se il fisico può tenerlo a livello di ginocchia e tutto, è una passione che ti porti tutta la vita. Grazie mille, davvero complimenti David, ti lasciamo ovviamente alla premiazione e anche un po' di ristoro. Allora, qua si chiude questa lunga diretta che noi abbiamo seguito, ancora le immagini che potete vedere, potete ammirare con gli arrivi che continuano ancora alla spicciolata qua in Piazza del Campo, dove la neve da stamani mattina non ci ha abbandonato mai un attimo, continua a fioccare, fortunatamente il percorso non è stato in qualche modo disturbato e tutti gli atleti hanno confermato che questo è stato davvero un elemento ancora in più di sorpresa, di emozione, di straordinaria competizione che abbiamo vissuto con questo Terre di Siena Ultra Marathon. Vi lasciamo ancora alle immagini straordinarie che ci arrivano, io ringrazio il comitato WISP e ringrazio ovviamente i nostri due speaker che continuano imperterriti con la premiazione, il nostro Fabio e il nostro Federico che ci hanno tenuto compagnia e che stanno continuando ad animare questa diretta qua da Piazza del Campo con gli arrivi davanti al Palazzo Pubblico di Siena. Ancora le bellissime immagini, ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno seguito, tutti gli ospiti che si sono avvicendati e tutta la troupe di Canale 3 che ha lavorato incessantemente in questo fine settimana, Catiuscia Vaselli, Viola Carignani, Emilio Mariotti nella redazione, poi come sempre lo straordinario Giulio Crocini, Marion Comici in regia, Leonardo Vigni e Marco Tozzi. Le immagini ancora affascinanti di questo percorso che continua ancora a stupire qua in Piazza del Campo con Terre di Siena Ultra Marathon. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento su Canale 3. Siamo liberi? Ma dove è andato? Ma si fa? Date la mano che siete i conti. Vogliamo citarli? Te però, quanto è bel tempo ti piace? Se gli vuoi bene non metti più. Sì, dov'è? Internet veloce ovunque. Contattaci.